you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. 'Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh. Coldplay a Sky Full of Stars qua su Radio Roma Futura. Rientriamo alle 22:22 minuti, proprio l'orario scoccato in questo momento, anzi è 22:23 adesso. 23, questo era il numero del Pampa. Esatto, il numero pampesco. Però comunque Coldplay, questa canzone era la sigla di Un martedì da Leoni, meraviglioso, meravigliosa trasmissione di Radio Roma Futura sul Borussia Roma. Anzi, salutiamo i ragazzi del Borussia Roma che ci stanno ascoltando, ci ascolteranno. Qualcuno sì, dai, qualcuno sì. Sì, sicuramente. Allora, parliamo di cose serie. Rientriamo a parlare di Roma e Lazio, ampio spazio Roma e Lazio, con i nostri opinionisti per eccellenza, conduttori del Nido delle Aquile e la Tana dei Lupi. Ovviamente abbiamo Marco Misseri. Buonasera, caro. Buonasera, ragazzi. E poi abbiamo il nostro Matteo Pietrosante. Buonasera, caro. Ciao, Matteo. Buonasera a tutti, amici. Allora, ragazzi, partiamo dal fatto che comunque, insomma, la Coppa Italia è entrata nel vivo. Partiamo dalla Coppa Italia, poi sfumiamo sulla Serie A e calciomercato. Coppa Italia che, dicevo, più che altro si è fatta interessante, perché adesso ci saranno delle partite molto, molto belle, perché comunque Inter-Lazio è una gran bella partita, sempre bella, affascinante. E vabbè, Roma-Cesena c'ha il suo perché, perché comunque il Cesena, questa squadra ambigua che sta retrocedendo, invece... Poi tra l'altro salutiamo i ragazzi di Ogni Maledetto Sabato che stanno avendo un grande successo il sabato con la Serie B, questo poi l'abbiamo sottolineato più volte, però sapranno anche loro che il Cesena fa veramente ridere, perché comunque non ha mai fatto un punto fuori casa. Insomma, partiamo prima dalla Lazio. Marco, che partita sarà secondo te contro l'Inter? E che Lazio ti aspetti più che altro? Beh, una partita abbastanza particolare, nel senso che comunque sia Milano è sempre un campo difficile, che sia il campionato, Coppa Italia o un amico. E l'Inter sta in un buon momento, e poi è sempre l'Inter, che comunque sia una squadra piena di tante individualità,
e quindi è sempre una partita molto difficile. Pioli sta lavorando discretamente bene. La Lazio comunque, quando ha affrontato un mese fa l'Inter, secondo me, nonostante il passivo così largo, non meritava una sconfitta del genere. Quindi d'altro canto ci sarà la voglia di rivalsa, anche perché comunque sia la Lazio a questa competizione è sempre molto, molto legata, ci crede sempre tanto, ed è comunque arrivare fino in fondo significherebbe una porta sicura per l'Europa, quindi la Lazio la affronterà con il massimo dell'impegno e spero che comunque il risultato sia diverso da quello mostrato dal campionato. Matteo, invece la Roma, ripeto, contro il Cesena, secondo te è una passeggiata di salute? Ma guarda, il Cesena secondo me, allora, io ho sentito molti in queste ore che stanno dicendo giustamente che non bisogna abbassare la guardia, perché ci ricorda, noi abbiamo un po' lo spettro dello Spezia, che insomma ci ha lasciato un po' traumatizzati. Però io credo che proprio per quello che avete detto tu, cioè che il Cesena non si sta dimostrando né storico né forte neanche in campionato. Da una parte è vero che metterà il 101% in questa partita, che poi è tutto quello per cui può, insomma, a cui può ambire, a cui, in cui può andare avanti, che abbia la pena, che valga la pena di essere giocato. Però d'altra parte c'è un disvalore tecnico, secondo me, che neanche la fortuna e la sorte possono colmare. Ecco, anche una preparazione, anche un periodo diverso. Il Cesare è in un periodo nero, noi siamo in un ottimo periodo. Quindi io penso che Spalletti opererà non tanti cambi, ma perché la panchina è quel che è, però opererà dei cambi e a Cesena sarà tutto molto tranquillo, insomma, a Cesena, contro Cesena, scusa, sarà tutto molto tranquillo. Poi è ovvio, ci sono gli, come dire, chi si fa gesti, insomma, quando uno può dire queste frasi, cioè chi si trucca in luoghi oscuri, però insomma, guardando la realtà da osservatore del calcio, penso che non ci sia storia di bilancio. Allora, volevo rispondere in diretta al nostro ascoltatore, nonché conduttore insieme a me di Condominio Roma Futura, ovvero Fabrizio Caputo, che salutiamo. Anzi, facciamo in diretta l'applauso per questo grande successo che ha avuto l'altra settimana con Condominio Roma Futura. Però lui scrive sulla pagina di Spreaker di Radio Roma Futura, scrive: Pampa a due punti, il Cesena fa ridere, e poi dice: caro Moroni, la domanda non ha avuto senso, ce la sta tirando, usciamo sicuro. Usciamo col Cesena, dice usciamo sicuro perché io la tiro. Mo adesso insomma non so quanto possa essere attendibile questo commento, però comunque no, io non la tiro, anzi, cioè io penso che il Cesena è quotato, la vittoria del Cesena è quotata quanto quella del Pescara domani sera a Milano, ovvero 14. Dai ragazzi, non prendiamoci in giro. Ma poi perché, cioè, il Pampa segue comunque la Serie B, quindi che il Cesena sta così male, non lo sapevo. Guardate, al momento andando a vedere la classifica del Cesena in zona playout, cioè proprio con un piede nella fossa. Quindi insomma, non è che, secondo me il Cesena non è spacciato, ma quasi. Poi al di là della Roma, comunque a volte ha offerto delle prestazioni imbarazzanti. Mi ricordo quella con lo Spezia, è stata imbarazzante. Quindi il tracollo di Rudy Garcia è stato quello, quindi Matteo se lo ricorda, ecco. Matteo se lo ricorda sicuro. Ecco appunto. Se lo voglio ancora. Moro, una domanda per il nostro Marco. Guarda, devo dire, già l'hai fatta domanda sull'attacco tra Lazio, eh? No, quella me la stavo lasciando per dopo, sinceramente. Allora, no. È una domanda di calciomercato quella. Calciomercato lo lascio gestire a te. Andiamo con la Serie A, va? Sì, esatto. Perché dicevo prima del Chievo. Il Chievo che è da 4 sconfitte consecutive non sta avendo un buon rollino di marcia. Te lo ripeto se non ci ascoltavi, perché ha perso contro la Roma, l'Atalanta, l'Inter e la Fiorentina. Tu pensi quindi che con la Lazio, specialmente la Lazio in casa, possa essere una partita facile e possa servire la Lazio per arrivare, per confermarsi ancora più in Europa? Ricordiamolo, è a 4 punti dal Napoli. O ti aspetti comunque, pensi comunque che la formazione rosa deve avere molta attenzione e cercare di tenere il passo con le grandi? Beh, storicamente parlando, il Chievo Verona, da quando è apparso in Serie A nel 2002, da allora ha sempre soffrito amaramente la Lazio, nel senso è la bestia nera della Lazio in casa, il Chievo Verona. Io mi ricordo, ne abbiamo parlato poi anche in trasmissione lunedì, io una delle più
partite dove ha sofferto maggiormente era un Lazio-Chievo-Verona 0-3 con doppietta di Pellesti e Bogdani, quindi il Chievo è sempre una squadra molto particolare che va presa con le molle, perché comunque è una squadra molto tenace, sull'agonismo fa le proprie fortune. Certo è che comunque non voglio essere ipocrita, è una squadra che ha raggiunto il suo obiettivo stagionale, che era quello della salvezza, ed ora l'unico obiettivo vero che gli rimane era comunque di terminare questo campionato in maniera più dignitosa e cercare di lanciare qualche giovane durante la stagione in corso. Il problema è che chi ha da perdere è la Lazio, che deve rimanere ingaggiata nel gruppetto di testa per arrivare in Europa e raggiungere l'obiettivo previsto all'inizio stagione. Mister Inzaghi, durante la conferenza stampa di oggi, ha detto che non bisogna mollare neanche un centimetro, vedremo se la squadra è pronta, anche perché domani è un test molto importante, perché comunque venire dopo una sconfitta così, io ho detto che è anche una sconfitta abbastanza umiliante quella di Torino, nonostante il passivo fosse leggero, però per come è avvenuta è stata abbastanza umiliante, quindi venire comunque da una sconfitta dove ti ridimensiona di molto non è mai facile poi trovare la prestazione giusta. E poi mancherà Ciro Immobile là davanti, quindi si complica un pochino di più la giornata di domani, perché sarà sicuramente più difficile per la Lazio cercare di portare a casa del punto, visto che mi manca comunque il realizzatore principale dei 12 gol che ha fatto Immobile, mi sembra 11 sono stati decisivi per far punti, quindi capite un po' l'importanza di questo calciatore nell'economia della Lazio. La domanda per Matteo? Sempre io? Vai Moro. Beh, abbiamo questa Samp che insomma in campionato sta andando così e così, l'affronteremo però in trasferta. Tu cosa ti aspetti in generale? Guarda, non c'è il buon mistero, noi stiamo avendo un campionato dove le tre retrocesse sono già state stabilite, cioè, quindi la Sampdoria sta a 24 punti, cioè uno in meno del Chievo, quindi non ha tanto per cui giocare. Il mercato che ha fatto poi a gennaio, insomma, è la dimostrazione, ma anche quello che ha fatto in estate, è una squadra che voleva salvare, si è salvata praticamente agli effetti. Certo, la giocherà a Marazzi, un campo caldo, uno dei pochi campi con del tifo che è rimasto in Italia, se vogliamo, e quindi forse ci può essere quel fattore. E poi però hai giocato in Coppa Italia e ti sei reso conto che sì, possono portare dei pericoli, giocatori veloci come Muriel possono portare dei pericoli, però se tu giochi non da Roma perfetta, ma da Roma medio buona, basta e avanza per vincere. Poi loro hanno tantissimi infortunati, non c'è Alvarez, non c'è Viviano, non c'è Carbonero, insomma non c'è Pedro Pereira, hanno tanti infortunati o squalificati. Io penso che la Roma, cioè la Roma deve vincere, e penso che non incontrerà particolari difficoltà a Genova, anche perché il Napoli domenica sera gioca contro il Palermo, quindi bisogna tenere ovviamente lontano il Napoli, che sta a 3 punti da noi, e conseguentemente anche continuare a inseguire la Juventus, che invece speriamo che a Modena, come dire, è una delle occasioni dove è più probabile che perda punti, non è che la probabilità sia alta, però rispetto agli altri, insomma, rispetto alle altre partite, è uno di quei campi dove si spera che la Juve possa avere un passo falso. Allora, invece, dopo questa parentesi sulla Serie A, allora io adesso entrerei un po' su quello che è l'argomento principale del mese di gennaio, ragazzi, ovvero il calciomercato. Allora, partiamo. Allora, più che altro voglio partire un attimo da Matteo e poi andare da Marco, perché come il Moro sta dicendo poco fa, un rinforzo probabile la Roma poteva essere questo De Frel, un Sassuolo che però ha chiesto